spalle potete vedere uno dei banchi del nostro nuovo laboratorio, già allestito con i correttori di volumi che siamo già pronti a verificare e a legalizzare. Attraverso un sistema informatico guidato e controllato da un PC, noi possiamo configurare simultaneamente tutti i correttori. Possiamo raccogliere i dati che vengono calcolati durante l'esecuzione delle verifiche in fabbrica e quindi possiamo arrivare alla legalizzazione di questi correttori in maniera automatizzata. Le fasi della verifica in fabbrica sono gestite da un computer che dà l'autorizzazione al susseguirsi di tutte le varie fasi previste dalle procedure. Questo sistema di gestione è controllato a sua volta da un secondo sistema di protezione che, attraverso dei sensori che sono assolutamente indipendenti dai primi, dà l'autorizzazione al primo sistema di gestione per poter procedere nelle varie fasi della verifica in fabbrica. Al termine della verifica in fabbrica, l'emissione dei certificati avviene in maniera automatica e ogni certificato è emesso esclusivamente se tutti i campi dei dati che sono richiesti dalla procedura vengono compilati. Questi moduli, che sono i certificati che poi realmente verranno consegnati ai clienti, devono comunque essere sottoscritti e firmati dal tecnico che ha supervisionato tutta l'esecuzione della verifica in laboratorio e dall'ispettore che è appunto l'unico responsabile della corretta esecuzione della verifica in fabbrica.